Qui al Nautic Sud presentiamo, dopo aver presentato come anteprima al Salone di Genova, il Salpa 30 Gran Turismo. Salpa 30 Gran Turismo fa parte della nuova gamma Salpa per la stagione 2011-2012 di imbarcazioni walk around cabinate con le particolari carene ispirate a Renato Sonni Levi e da noi poi perfezionate negli anni, che caratterizzano tutta la nostra gamma. Sono imbarcazioni che permettono una vita sul mare molto comoda, senza sacrificare un'ottima abitabilità interna. Abbiamo presentato a Genova il 20 piedi e il 30 piedi. Qui al Nautic Sud ugualmente presentiamo il 20 piedi Gran Turismo e il 30 Gran Turismo. Al prossimo Salone di Genova uscirà la sorella maggiore, che è il 40 GT, il 40 Gran Turismo. Presentiamo anche il 50 Hardtop Salpa, che è qui alla nostra destra. In questo caso lo presentiamo con una livrea nera metallizzata che piace molto, è costruita grazie a un progetto di ricerca svolto insieme all'Università Federico II di Napoli, è un'imbarcazione costruita integralmente a infusione, sia per lo scafo che per la coperta, l'hardtop è costruito in Kevlar. Grazie a questa particolare tecnologia di costruzione abbiamo un 30% di robustezza in più e un 30% di peso in meno. Questo ci ha permesso di montare su una barca che è fuori tutto 16,5 metri, due motori Volvo IPS 600 e avere così dei consumi limitatissimi, intorno ai 105 litri ora per entrambi i motori, a una velocità di crociera che si aggira tra i 27 e i 29 nodi. Noi vediamo infatti che c'è stato un grande sviluppo della vela. Tuttora in questo periodo di crisi le imbarcazioni a vela si continuano non a stravendere più, ma a vendere. Ma molte volte chi le compra non è un velista o uno sportivo, è un amante del mare che vuole andare a mare con più tranquillità, con più serenità, avere il tempo di apprezzare la navigazione. Per questo tipo di diportista un'imbarcazione un po' più veloce, tra i 12 e i 18-19 nodi, potrebbe sicuramente appagare molto di più. Anche il 30, non l'ho detto prima, il 30 Gran Turismo, anche lui ha lo scafo realizzato a infusione, così come anche il 40 che uscirà al prossimo salone, e questo ci permetterà di iniziare una nostra politica per il futuro, che è una politica di potenze un po' più ridotte per la gamma che è uscita ora, ma per la gamma che noi pensiamo di sviluppare nel 2012-2013 cercheremo di fare delle imbarcazioni che avranno una velocità di crociera più bassa, potenze notevolmente più basse, e grazie a queste tecnologie di costruzione, ai nuovi motori che sono sicuramente più leggeri e hanno minori consumi, si avrà un'imbarcazione che forse non farà più i 30 nodi canonici che il diportista sbandierava di fare, ma che poi in effetti a mare non faceva mai. Le velocità reali che noi misuriamo normalmente sono intorno ai 20-22, ma proprio massimo 23 nodi. Noi pensiamo che possa uscire in futuro una gamma di barche che possa andare tra i 12 e i 19 nodi, con una propulsione che potrebbe essere anche ibrida, misto diesel elettrica, e pensiamo a una gamma di barche che potrebbe essere per tutto il pubblico europeo, quindi si possa fare un prodotto veramente internazionale. Abbiamo la manifestazione ad aprile Navigare, che si terrà come sempre a Napoli al Circolo Nautico Posillipo, dove noi avremo sia le nostre novità sia il nostro 50 piedi in acqua per i test e le prove.